Ciao, ciao a tutti. Oggi voglio presentarvi questa bellissima gatta che è appena arrivata a casa mia e voglio farla una cuccia e condividerla con voi. È carinissima, bella la gatta, è giochevole, non ha avuto nessun problema anche se ha cambiato casa. Questo è il primo giorno, guardate com'è carina. E niente, adesso ho preso un pezzo di ferro, l'ho misurato di 30 centimetri come diametro e un pezzo di corda, la fettuccia è un uncinetto di numero 7. È facilissima, si lavora subito, la fettuccia aiuta a lavorare subito, non senza difficoltà, diciamo, e niente, adesso comincio con sempre mezzo punto, ma in mezzo metto questo pezzo di corda che le dà sostegno. Adesso lavoro tutto il perimetro con sempre mezzo punto e in mezzo anche la corda e vado avanti finché finisco. L'inizio è abbastanza difficile da sistemare, quando appena preso il lavoro va velocissimo. Qua perché c'è l'aggiunta del ferro e allora adesso vado avanti, li lavoro tutto il perimetro. Sempre mezzo punto e guardate questa corda come gli dà il sostegno, veramente guardate com'è bella. Adesso taglio l'eccesso e lo sistemo bene, taglio anche il filo. Io ho fatto questo filo arancione perché lei è una femmina, la cuccia c'erano solo quelli due colori. E allora ho detto gli faccio questo qua come inizio da abbellirla un po'. Adesso ho il nero e ho quell'altro colore, color pelle. E vado avanti, metto in mezzo anche il filo arancione così non si vede e poi si ferma. Vado con mezzo punto intorno tutto il perimetro, faccio 3 righe e poi se ce la faccio vado avanti così, se no cambio strategia, quindi metto la corda perché visto che la gatta deve dormire nella cesta, devo farla subito. Ci vuole più di un'ora, è già tardi e quindi non ce la faccio a finirla. Allora ho detto no, faccio 2 o 3 righe senza corda, poi dopo metto la corda che mi dà sostegno e mi fa anche sbrigare il lavoro. E ho cambiato idea, vabbè. Guardate, adesso ho fatto la corda. Ma viene un bellissimo lavoro, ragazzi, perché avevo fatto anche un altro cesto per la lana, sempre con la corda, con la rimanenza della fettuccia ed è venuto bellissimo. Se volete vederlo, è nel canale. Adesso ho cambiato il filo perché non ce l'ho più in nero. Vedete che è finito subito perché è abbastanza grande la cuccetta. E adesso vado avanti con tutto. Sempre con la corda e la fettuccia vado avanti e comincio adesso a diminuire, faccio la diminuzione. Io ho lavorato 6 righe col colore. Questo colore di pelle e adesso comincio a lavorare 5 punti
e tolgo una, li salto 5 e poi vedete, adesso vi faccio vedere, quella non lavoro, ma lavoro l'altra, quindi salto un punto e stringo bene così non si vede. Facendo così si stringi e si chiudi il cesto, una cuccia. Finisco sempre andando avanti, sempre 5 punti, togliendo sempre uno finché si racchiude il cesto. Adesso sono arrivata alla fine, stringo bene. E poi dopo taglio il filo. No. L'ultimo è un po' difficile perché è stretto. Volendo Volendo si può cominciare anche di sotto, poi alla fine si inserisce anche il ferro. Adesso io chiudo. Tolgo quel pezzettino, se riesco a inserirlo, se no lo taglio. Adesso taglio la rimanenza e poi inserisco il filo blu intorno alla lavorazione, così non si vedeva più. Vedete? Ricopriamo. È bello robusto. Tagliamo tutte le fili che sono rimasti fuori. È bella grande, è molto carina, veloce. E poi dopo, quando ho un po' di tempo, li farò una più bella e più grande. Questa è sbrigativa, così passa la notte nel caldo e si abitua subito chi ha una cuccia e lo sa dove dorme, non sopra i divani, così. Si abitua subito, vedrete adesso, appena che l'ho fatta è andata dentro. È molto carina questa gatta, sembra, le manca solo la parola, mamma mia. Io l'ho fatto un cuscino. E ci vuole pazienza con le animali. Guardate com'è carina. E adesso sta provando, è la prima volta. Comunque è un bellissimo cesto, sì, l'ho fatto velocissimo, un'oretta l'ho finito, l'ho provato con la gatta, adesso ci va dentro, adesso dorme, guardate come dorme nella sua culla, è carinissima. Spero che vi piace il video, se vi piace lasciatemi un like e iscrivetevi nel mio canale e condividetelo con i vostri amici, parenti. E vi ringrazio. Al prossimo video vi lascio giocare con la mia gatta. Ciao ragazze!